squali e le razze sono animali incredibili. Sono comparsi sul nostro pianeta 400 milioni di anni fa e sono sopravvissuti ai dinosauri perché hanno raggiunto un livello di adattamento incredibile all'ambiente marino. In Mediterraneo sono sempre esistiti, da noi ci sono 86 specie di squali e razze. Purtroppo però oggi il 50% delle popolazioni sono a rischio critico di estinzione o minacciate. Se la pesca è il problema, sappiamo anche che i pescatori possono essere parte della soluzione. Adesso è l'80% in meno. Io ti parlo di 20 anni fa, si prendevano 1000 kg, 2000 kg di squali per pesca. Prendevano. Adesso ogni bordata si prendono 200-300 kg. È molto ridotto in confronto a 20 anni, 10 anni fa. In Adriatico meridionale c'è una grossa flotta da pesca, quella di Monopoli, che opera la pesca al pesce spada con il palangaro. Qui sapevamo anche che era probabile che i tassi di cattura accidentale di squali e in particolare delle verdesche fossero abbastanza elevati, ma non avevamo informazioni al riguardo. E così nel 2018 abbiamo iniziato a lavorare con la comunità di Monopoli. Volevamo capire quali fossero i tassi appunto di cattura accidentale, quali specie prevalentemente venissero pescate, se le normative in vigore fossero conosciute. E volevamo anche iniziare un programma di tagging satellitare delle verdesche per capire quanto esse sopravvivono in seguito alla cattura e al rilascio. Negli ultimi 2 anni abbiamo fatto l'esperienza di portare a bordo un biologo. E devo dire che è stata una bella esperienza perché così ci ha fatto vedere altre cose del nostro lavoro che non sapevamo. Grazie alla collaborazione con i pescatori abbiamo quantificato per la prima volta il fenomeno del bycatch in Adriatico meridionale e abbiamo stimato che circa ogni 7 pesce spada che vengono sbarcati viene sbarcata una verdesca. Abbiamo marcato circa 20 esemplari di verdesca con dei sensori satellitari. Abbiamo notato che quest'area è molto importante sia per la sua alimentazione, ma probabilmente utilizzano quest'area per i propri piccoli. La sopravvivenza e il rilascio di questi animali è molto alta. Questa informazione sarà molto utile per implementare delle strategie di mitigazione della cattura accidentale, basate appunto sul rilascio. Le verdesche preferiscono nuotare in acque molto superficiali durante la notte, mentre in acque molto profonde durante il giorno. E anche questa osservazione può essere molto importante per implementare delle strategie di mitigazione della cattura accidentale, cambiando per esempio la strategia di pesca. Abbiamo notato come il fenomeno della cattura accidentale è un problema non solo per la sopravvivenza e per la conservazione di questa specie, ma è un problema anche per i pescatori e per le loro attività di pesca. Per noi è un problema perché oltre al fatto di rovinarci l'attrezzatura è anche un pericolo. Noi ci stiamo impegnando dal 2018 grazie al WWF a liberarli. Prima questi squaletti tanti anni fa li prendevo, 35, 40 quintali, 20, adesso li buttiamo tutti a mare. Quello della legislazione è stato un tema chiave in questo percorso. In Mediterraneo 24 specie sono protette e devono essere immediatamente liberate se catturate accidentalmente. Non sempre però i pescatori sanno quali specie sono protette e quali no. E spesso non sanno che i dati su queste catture accidentali vanno sempre registrati. Loro tendono a non farlo perché hanno paura di incorrere in sanzioni, anche se nel registrare il dato e liberare l'animale non stanno commettendo niente di male. In questo modo però si perdono informazioni importanti per una loro corretta gestione. Abbiamo organizzato delle formazioni con la comunità locale, coinvolgendo i pescatori, le capitanerie di porto, ma anche i commercianti, perché spesso un problema comune è che specie protette di squalo o comunque varie specie di squalo finiscono sul mercato sotto nomi diversi dal loro vero nome, a volte come diretta conseguenza di una frode alimentare, perché a volte lo squalo viene spacciato per la carne più pregiata del pesce spada, a volte proprio per una mancata conoscenza delle normative vigenti o del corretto nominativo. Abbiamo quindi sviluppato delle schede identificative che potessero essere utilizzate anche dai pescatori in barca e che indicano quali specie possono essere vendute e quali devono essere liberate immediatamente. Devo dire che ci hanno aiutato parecchio, anche perché prima di queste nessuno ci informava. Lo stesso tipo di lavoro è stato fatto anche in Albania con diverse marinerie che operano sullo stesso tratto di mare dell'Adriatico meridionale.
Parlare di squali è strano e un po' spaventosa nella comunità, ma parlare con i pescatori e soprattutto con i professionisti è qualcosa di bello e affascinante. Con questo progetto abbiamo identificato le specie più presenti nelle acque territoriali albanesi e informato pescatori e autorità di pesca sulla loro importanza attraverso cataloghi di specie per squali e razze e insegnato ai pescatori come affrontarlo quando cadono nelle reti e quando sono ancora in vita. Sensibilizzare i pescatori su questi aspetti è stato fondamentale perché ora i pescatori di Monopoli collaborano con noi nella raccolta dati che ha fornito informazioni preziose. Partiamo dal presupposto che la marineria di Monopoli è una delle più importanti che usa il palancaro nell'Adriatico. Con questa collaborazione si è cercato di limitare il più possibile proprio questo tipo di pesca accidentale. Gli squali sono un indicatore della salute degli oceani. La loro presenza contribuisce a mantenere le reti alimentari in equilibrio e così tutto l'ecosistema marino. In molte parti del mondo sono una importante fonte di reddito per le comunità locali grazie all'ecoturismo. La loro salvaguardia è quindi fondamentale. Insieme a pescatori, cittadini, autorità e ricercatori possiamo dare un futuro diverso a questi bellissimi animali.